Beh, allora, tu sei, dicevi prima che ti sei anche un pochettino emozionato mentre c'era la canzone, perché io ho letto un po' la tua biografia. Allora sì, sei un personaggio così istrionico, poi però nascondi, o forse non nascondi neanche più di tanto, la tua vena malinconica. Sì, io no, ovviamente sì, cioè dal look di molti anni fa, che avevo i capelli lunghi alla Joe Tempest, e chi era l'altro? Bon Jovi. Moltissimi anni fa, la Phonit Chetra, che era capitanata da Mara Maion, che ho saputo poi dopo, e si era interessata al personaggio piuttosto che alle qualità vocali, no? Perché c'era questa vaga somiglianza, c'erano gli Europe, quindi. E tu hai detto della vena malinconica, se no mi perdo. Sì. Nel look, appena ti vedevano le persone, dicevano questo fa hard rock, invece poi sono molto più sul melodico. Vedi, a volte l'apparenza ingannissima. Bene. Dunque, poi hai studiato anche danza, leggo. Ho fatto 9 anni di danza. Danza classica. Danza classica e jazz. Anche io, lo sai? Ma che meraviglia! Sì, facciamo un balletto dopo. Sì, dopo facciamo un pas de deux. Ok. Ecco, a proposito di danza, io voglio dire che se non avessi fatto danza e successivamente palestra, non avrei potuto volare. Nel senso che sono arrivato lì preparato. Era difficile star lì sopra. Era difficilissimo. Io non so se lo dissi a te l'altra volta, ma forse un altro DJ. Mi piacerebbe vedere un Vasco Rossi appeso a 10 metri, ormai non ce la fa più una a 10 metri e mezzo, no? E quindi addominali, far finta che tutto è normale, volare la gamba in allongé per capire che stai volando senza far finta di... Io non so manco come ho fatto, onestamente, perché... No, perché in effetti anch'io non avevo pensato a questa cosa qua, ma comunque già per cantare uno deve stare in piedi, no? Brava, perché devi usare il diaframma, la respirazione. Se tu sei appeso con le braccia così, no, devi tenere, guarda, gli addominali, è difficile. È stata una cosa, il primo impatto nelle prove, quando mi hanno detto, beh, metti l'imbrago e vola. E gli scalini me li sono dovuti fare io, no? Cioè, quindi fai gli scalini, arrivi col fiatone e vola. Quando tu poi scendi i primi gradini per far sì che ti sollevino, sembrava un maiale appeso, perché non c'era il contropeso, no? Sì. Detto, no, insomma, alla fine ho capito, ho detto, mi devo buttare. E loro mi fanno, ma hai già fatto? Hai già volato? E faccio, no, ok, vola. E ho cantato, cioè la mia massima preoccupazione era quella di avere il testo a memoria e sull'intonazione, non su quello che stavo facendo. E poi Gesù Cristo mi ha aiutato. Ecco. Ma tu adesso questo personaggio dell'angelo o altri personaggi pensi di tenerli ancora nelle tue esibizioni, o era una cosa prettamente televisiva? No, era una cosa prettamente dello spettacolo che io facevo in passato in un locale dove mi ero costruito queste ali, le prime ali della prima esibizione, con il tessuto che si mette sui termosifoni. Perché doveva essere una cosa veloce da mettere e anche da poco, molto economica. Sì. Le ali del volo me le hanno date loro, ma io gli ho dato anche lì un po' di dritte, perché loro le sarte di Crane 5 me le volevano appendere dietro. Ho detto no, scusate, io devo infilarle. Lei anche mette perché queste ali costeranno 2 soldi. Erano fatte bene, erano già un po' agé, cioè erano tutte sporche le piume spennate, però... No, te lo dico perché anch'io sono un po' pazza come te. E allora benvenuti. Sì, benvenuti nel club. Un anno sono andata al White Party, che non so se tu conosci, Sensation White Party, che vabbè è una roba dove ci sono un sacco di DJ, e tutte le persone che vengono a questo party, che è itinerante, parte da Amsterdam e poi fa il giro del mondo, devono essere rigorosamente vestite di bianco, e poi ognuno sfoggia il vestito che preferisce, e io mi ero giustamente comprata un paio di ali che poi sono rimaste lì perché l'ho perse, strappate. Però sì, e allora mi ricordo che insomma i prezzi non erano tanto. Sì. Infatti loro, Canale 5, aveva ad un certo punto si era studiato di mettere i ballerini sotto e fare tutto, a loro gli hanno dato delle ali sfigatissime fatte con la gomma piuma e rivestite, cioè sfigatissime tra virgolette, rivestite con il boa di struzzo bianco, che sempre piume sono ma incollato, quindi
televisivamente non si capiva, ma io che sono un po' fissato, nevrotico, ho detto ma questi che cavolo di ali sono? Però non è d'effetto. Ok, allora quindi adesso parliamo di progetti futuri. Progetti futuri, c'è questo disco che sta andando bene, insomma adesso è Made in Germany, hanno cambiato la copertina, loro, io ci sono un po' rimasto così. Perché dopo non ti piace questo cambiamento? No, la copertina non mi fa impazzire, ma va benissimo, insomma, è andata a Made in Germany. Mi sta dicendo va perché bene. Non ci sei tu in copertina. Beh, certo, ma non per essere cioè ci ho messo 26 anni per egocentrico, insomma, ma dopo fai il tuo vuoi anche la tua faccia, non beh, lo so. Cioè, che cavolo. Cioè. No, dopo 26 anni dici, vabbè, la prima copertina finalmente, E poi questi tolgono la copertina e fanno ma come? Vabbè. Però se giusto. Fa parte del business accettiamo. Ok. Bene, allora quindi sta andando tutto bene, non ci resta che ascoltare I feel love. Eugenio, io ti ringrazio per essere stato qui, mi ha fatto piacere chiacchierare con te questa volta dal vivo. Finalmente ci siamo conosciuti, adesso io e lui balliamo sulle note di I feel love, sulle punte ovviamente, sulle punte chiaramente, come vado due pazzi in macchina a prenderle. Sì. Agitando le braccia a modiali, e io spero di rincontrarti ancora magari quando avrai altri progetti o quando verrai in tournée nella nostra bella Chianocco. Perché no? Eh? Un bacio a tutti su iTunes, I feel love. Grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie. Eugenio.